Ciao, sono Armando. Vivo con mia moglie in un camper Vestfalia. Idu. Quello che ti mostrerò nei prossimi minuti è ciò che si può ammirare visitando località turistiche fuori stagione. Buona visione! Sono Luca Selis, sono di Oristano e sono una guida ambientale escursionistica. Avevo 17 anni e un mio compagno mi ha detto: ah, avevo comprato una tavola, compratela anche tu così andiamo. E così ho iniziato. Ero talmente magro che non riuscivo neanche a stare in piedi sulla tavola. Non era facile, non è uno sport facilissimo, però si gode veramente il mare nel modo migliore. Gli spot più belli del Mediterraneo sono proprio Oristano. Abbiamo sulla costa ovest in particolare, spesso ci sono mareggiate e ci sono tantissimi spot. E infatti meta di tantissimi surfisti, arrivano anche da fuori, non solo dall'Italia, tant'è che qua si fanno anche i campionati italiani. Il periodo migliore senz'altro è quello a cavallo tra l'autunno e l'inverno. L'acqua è più fredda, ecco, però chi vuol surfare non si mette questi problemi. Abbiamo delle belle mute, abbiamo un buon clima e spesso con delle giornate come questa si possono fare delle belle passeggiate, escursioni. È ricca di iniziative, c'è l'autunno in Barbagia, ci sono molte iniziative per far conoscere l'interno, le zone interne della Sardegna, quindi molti paesi fanno le cortes apertas e possono far vedere le loro lavorazioni, i loro cibi tipici, e sono occasioni per uscire, vedere un pochino, conoscere anche località che non sono solo quelle costiere, insomma. Anche nell'Oristanese ci sono tantissime zone umide, si può fare il bird watching, possono fare dei bellissimi giri in bici, mountain bike, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. A venire in Sardegna nel periodo invernale, primaverile, ma anche in autunno, perché non si rimane, diciamo, senza far niente. Ecco, ci sono tantissime iniziative, ci sono tantissime opportunità, guide turistiche, guide ambientali escursionistiche che organizzano tanti tanti eventi. Ogni weekend ci sono degli eventi e poi se si ha qualche amico qua siete a posto, vabbè. Anche perché vi sapranno ospitare e indicare quali opportunità ci sono per poter godere al meglio di questa bellissima terra. Mi raccomando, non mancare l'appuntamento del venerdì alle 13. Nel frattempo, gustati questi video. Ciao!